All'Hotel dei Duchi di Spoleto si è svolto un incontro promosso dalla Fondazione CISAM, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, durante il quale i vertici della stessa, il presidente Enrico Menestò, la vicepresidente Letizia Ermini Pani e il consigliere Tullio Gregori, hanno illustrato la struttura e il funzionamento del centro. L'occasione è servita anche per ricordare il lavoro svolto dal CISAM dal 1952 ad oggi. Oltre 50 anni di storia, è nel mondo un punto di riferimento essenziale, con le settimane annuali che hanno fatto il punto della medievistica mondiale e continuano a essere punti di riferimento. E anche per la città, perché l'indotto di queste settimane di studi è tale che la città è tutta positivamente interessata alla nostra attività. Settimane di studi, ma anche pubblicazioni relative. Gli ultimi mesi abbiamo pubblicato decine di volumi. Noi viviamo essenzialmente della vendita dei nostri prodotti, e questa è cosa rara, cosa che anche la Corte dei Conti ha più volte sottolineato in maniera positiva. Durante la conferenza è stato inoltre evidenziato il fatto che il CISAM ha dal 2002 personalità giuridica di diritto privato e da allora opera come una qualsiasi azienda privata, che il controllo amministrativo contabile sulla gestione è esercitato dal Collegio dei Revisori e che un'ulteriore vigilanza è esercitata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dalla Corte dei Conti. Continuerete nella vostra attività? Certamente noi siamo oggi sulla cresta dell'onda, per così dire, perché c'è sempre attesa e per i nostri volumi e per le iniziative culturali. Gli scavi, abbiamo riportato le tracce longobarde a Spoleto in luoghi dove ci supponevano ma non hanno mai dimostrati. Quindi noi viviamo anche nel contesto cittadino, che è molto importante.